cari amici del giornale Armonia, siamo nella redazione con Vittorio e Daniele dell'Arci Bounty Club di San Giorgio Ionico. Il 22, 23 e 24 aprile si è svolta la prima edizione della Street Land, una manifestazione organizzata appunto dal Circolo Arci Bounty Club di San Giorgio Ionico. Ora Vittorio e Daniele ci spiegheranno e trarranno le conclusioni di questa bellissima manifestazione. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Volevamo solamente chiarire un po' di cose, ci teniamo a chiarire un po' di cose e far presente un attimo chi ha organizzato, chi non ha organizzato, come ci è venuta questa idea, eccetera, eccetera. Innanzitutto abbiamo aperto questo circolo Arci a novembre e da novembre adesso abbiamo fatto un bel po' di manifestazioni culturali, sociali, eccetera, e ci è venuta un attimo un'idea a tutti di organizzare una cosa che in molti paesi, senza andare insomma all'estero, d'Italia si crea, che sono queste piccole fiere enogastronomiche o comunque fiere gastronomiche, che alla fine sono comunque dei contenitori culturali, musicali, eccetera. Allora, innanzitutto la festa è andata benissimo, perché comunque c'è stata una bella risposta non solo dal paese ma soprattutto da fuori, che era quello l'obiettivo principale, per far conoscere la nostra cultura, il nostro paese, eccetera. La festa è andata bene, tutto bene, solamente che dopo poi ci sono stati insomma dei riscontri negativi, che sono quella che molte persone, che ce l'aspettavamo, visto che siamo in campagna elettorale perché a giugno ci sono le elezioni, molti personaggi a San Giorgio si sono presi la paternità dell'evento senza aver mosso neanche un dito. Innanzitutto, dopo questo video, comunque in allegato a questo video, vedremo un attimo di allegare anche il comunicato stampa, quello scritto, oltre a dire due parole noi così, dove specifichiamo ad uno chi ha partecipato, chi non ha partecipato, chi ha fatto questo, chi ha fatto quest'altro, così a scanso di equivoci, chiunque persona può togliersi qualunque dubbio. Gli organizzatori siamo noi, stiamo rappresentando altri organizzatori che fanno parte del Circolo Arci, in più le altre associazioni, che non ve le nominiamo tutte perché sono tante e stanno scritte tutte nel comunicato stampa che abbiamo preparato oggi, che poi verrà allegato insomma con il giornale Armonia, insomma sul sito del giornale Armonia, insieme a questo video qua. Allora, noi ce l'aspettavamo che comunque qualche politico avrebbe fatto campagna elettorale per questa cosa qua, ma noi siamo giovani, ci abbiamo la mente più fresca, poi ci abbiamo un bel giornale a San Giorgio che ci ha invitato, quindi l'abbiamo chiarito subito. Nessuna, cioè questo evento Streetland con la politica non c'entra niente, nessun politico, nessun candidato, che sia il sindaco, che sia l'amministratore, niente, tutto autofinanziato. Ci tengo a dire che non abbiamo preso un centesimo di euro dalla festa patronale di San Giorgio, niente, tutto autofinanziato con la collaborazione di le associazioni e di alcune attività commerciali che hanno creduto in questo progetto. Niente di più, niente, compreso comunque Armonia, che ha fatto insomma il media partner dell'evento. E lo vorremmo per l'appunto ringraziare. E per questo ci teniamo a precisare che Streetland è un evento fatto dalle persone, per le persone. Non c'è, ripetiamo, nessun coinvolgimento politico o di qualsiasi altro genere, ma è solo un input alla cittadinanza di San Giorgio, perché San Giorgio è viva e spetta a noi coltivare un po' di cultura, diciamo, e di amore per la nostra cittadina. Infatti approfitto pure per invitarvi a iscrivervi alle associazioni, non per forza la nostra, può essere Proloco, può essere Armonia, perché ormai sono le associazioni che fanno le cose, nessun altro fondamentalmente, quindi datevi spazio a voi stessi, non a noi, a voi, venite, proponete, che qualunque cosa si può fare. Se ci siamo riusciti due facce del genere, voglio dire, figure degli altri, no? Che starete sicuramente meglio di noi. Penso che non c'è altro da aggiungere, ringraziamo il nuovo giornale Armonia e vi ripeto, allegheremo il comunicato stampa
stampa ufficiale di Streetland di Slesia, portami via. E se ci avete tempo datevi un'occhiata, perché vi ripeto, abbiamo messo nome e cognome di tutti quelli che hanno partecipato attivamente. Quando non trovate un nome non è perché non ce ne siamo dimenticati, è perché non c'era, punto. Vi ringrazio a tutti, buonasera se sera, buongiorno se giorno, buonanotte se state andando a letto. Ciao e grazie.